sono Silvio Bassanacqua, ho 27 anni. Nel mio piccolo cerco di aiutare il prossimo, perché ognuno di noi ha il diritto ad ottenere il meglio e ad avere un ruolo nel progresso di sviluppo della società globale. Combattere la povertà e l'esclusione attraverso le nuove tecnologie è un dovere, la cultura rende liberi. La creatività ci consente di creare dal nulla una piattaforma che, se condivisa e resa migliore, può portare a condividere la conoscenza. Con le attuali tecnologie si riesce a fruire l'informazione su internet e la cosa più importante è di diffondere queste informazioni. Ho intuito che era necessario fornire ai visitatori, soprattutto a quelli che non hanno molto dimestichezza con le nuove tecnologie, una bussola della rete che parlasse in modo chiaro, un punto di riferimento. Adesso rimane un vulnus nel sistema che sta proprio nella veicolazione delle informazioni. Per questo ho creato WWOXIT. Il sito si occupa soprattutto di bufale, leggende metropolitane, verifica hoax e per l'umanità, sicurezza informatica, phishing, truffe, news, altresì di identificare le catene di Sant'Antonio. In Italia il fenomeno assume maggiore rilevanza. Inizialmente era facile capire se si trattava di una bufala o di un hoax. Adesso, man mano, stanno diventando più elaborate. La tecnica si è fatta più raffinata, serve uno studio molto approfondito prima di pronunciarsi. Come tutte le cose, i deboli, coloro che si trovano in situazione di svantaggio, cadono in queste trappole, a volte sono delle vere e proprie truffe, dei raggiri. L'emergere di fenomeni di phishing e varie truffe sono il chiaro esempio dell'uso distorto di un mezzo che invece di aiutare prova dei danni. La rete è una risorsa limitata e l'uso intelligente di questa risorsa può fare una cosa grande, far progredire la società nel suo complesso. Attraverso siti di informazione come WWOXIT si può realizzare un processo di solidarietà fraterna che mira all'inclusione sociale, di popolazione e cybernauti che si trovano svantaggiati per una serie di motivi. Io penso che l'arretratezza mentale genera ripercussioni ben più evidenti dello svantaggio economico. Col mio progetto voglio trasferire le mie conoscenze, le mie abilità e cristallizzare il sapere collettivo, dove è possibile, dare valide soluzioni a chi si trova in difficoltà e dare consigli utili a chiunque voglia usufruire del mio sito www.ox.it. Ringrazio per l'attenzione.